Senta, quindi lei praticamente di lavoro faceva il fabbro perché riparava gli attrezzi agricoli. Sì, io sono messo qui, dunque nel 53, io ho lasciato l'officina alle macchie, ho lavorato dipendente 10 anni e mi sono messo qui a 500 metri, però Di chi era l'officina? no, all'officina alle macchie era Pasini. Pasini? Passini, Passini. due sì. Passini Nazareno. Era un fabbro. Era un fabbro, era l'unica officina della zona che era attrezzata e ci siamo, mi sono trovato negli anni della guerra e di conseguenza lì avevamo un lavoro abbastanza consistente. E a quanti anni ha cominciato Io ho cominciato a 14 anni, però sono stato un anno qui a Paciano, nel cioè quaranta già altre nel officine. Io praticamente alle 41. macchie del 41 sono andato. E i primi del 41, un affare di primavera del 41. Alle macchie eravamo sempre sul settore dell'agricoltura. Però a quei tempi l'agricoltura non era sviluppata, perché si trattava solo che ancora i contadini qui lavoravano con gli arati di legno. Tutta roba fatta a mano così, però lei capisce, è una questione che non c'era un'alternativa per un giovane come me, però siccome era l'officina, c'aveva un nome e c'aveva già un'attrezzatura e io ho colto l'occasione per entrare un po' in mezzo a questo settore per poter. E automaticamente siamo trovati sul periodo della guerra che non si trovava niente, i contadini c'erano, però erano rimasti gli anziani, i giovani in guerra. E allora che si faceva? Si faceva la cinta, si faceva la zappa, si faceva il Le forcone costruivate che voi proprio? usavano i contadini. In commercio non c'era niente, perché durante la guerra era fermato quasi tutto. Per 6-7 anni abbiamo fatto quel lavoro. Dopo abbiamo cominciato a fare gli aratri, Dopo la guerra. dopo la guerra. Abbiamo cominciato a fare gli aratri, Tutti abbiamo in ferro cominciato questi aratri per i trattori. no, sempre per le bestie. Ancora per Sì, le bestie. noi dunque Quindi legno e ferro per però. i trattori io vi posso dire una cosa. Sono venuti da noi, ce n'era solo uno, sulla zona, qui, su una zona abbastanza allargata, perché questo qui, era uno che aveva una trebbia, le vecchie trebbie che trebbiavano a fermo, e allora, c'aveva questo trattore, e dopo questo trattore lo usava anche per lavorare, ma qualcosa così, altrimenti tutte le bestie ancora. Insomma, in poche parole, siamo riusciti a scappare fuori di questo fatto. Dopo, che è successo? È successo che lui aveva nipote e figliolo, tutti e due in guerra. E sono tornati dalla guerra e siamo messi a lavorare e abbiamo cominciato, a entrare nel campo delle attrezzature. E allora, questo nipote, che era del 1920, era già un uomo abbastanza, era una persona molto intelligente. Dalle nostre parti tagliavano l'erba con la falcifrenaia. Allora abbiamo cominciato a trovare delle attrezzature, le prime attrezzature, noi le abbiamo prese dunque in Alta Italia. C'era, però si parla oltre il 40, lui è tornato nel 45, gli ultimi del 45, si parla delle 47, 48, 49, 50. In Alta Italia, siccome l'agricoltura era molto più sviluppata da noi, perché purtroppo l'Italia, loro lo sanno meglio di me, l'Italia aveva, diciamo così, tre punti. Nord, centro, Certo.
E allora al nord era sempre l'unico punto che Era il più vicino all'Europa, era più vicino all'Europa, di conseguenza era abbastanza, come si dice, nelle condizioni di poter certo. partire. Noi invece di qui facevamo le ostilfature per muovere la terra a mano, si faceva piccola rata, si faceva, però quella roba lì attirata con le bestie diventava un discorso che non era una cosa Anche facile. perché il ferro era pesante rispetto al legno. Il discorso è questo, che noi l'unica officina della zona che era nelle condizioni di poter far conoscere ai nostri clienti che si partiva con le attrezzature motorizzate e non con quelle a mano. Allora, i primi anni abbiamo portato le falciatrici sempre dall'alto, che loro avevano fatto dei campi che loro erano passate già alle macchine più Le moderne. falciatrici, quelle col sedile Esatto, a tre ruote, esatto. E due la ruote, bura che si eccetera. tirava Sì. con le bestie. Però loro in quegli anni lì già avevano superato quel tipo di attrezzatura. Quindi lì hanno iniziato a fare un po' Allora, anche il noi commercio. praticamente i primi anni si prendevano le attrezzature che nel nord avevano già messe da parte perché erano già partiti con altri mezzi. Di conseguenza noi le prendevamo, le rimettevamo a posto perché era tutta roba usata, le mettevamo a posto e si Che vendevano. facevate col ferro? Gli rifacevate le Niente, noi lame? con le macchine di lì si faceva direttamente il discorso che erano tutte logorate, lasciate male, si revisionavano. E allora io praticamente per cercare di poter partire un po' prima, io riuscì, però non era facile, riuscì a entrare in questa officina per poter avere la possibilità negli anni di gioventù di avere la possibilità di mettermi a lavorare Di come ho fatto, di imparare. imparare.